Vittoria importantissima per il Davoli Soverato. Nella quinta giornata del girone B di Serie C2, big match di giornata, i biancorossi di mister Luigi Cosentino riescono a superare per 2-1 il Giango Locri. Al Palascoppa va in scena una grandissima partita, ricca di emozioni e di colpi di scena. Inizia bene la squadra ospite di mister Ferrara, autrice di grandi giocate, soprattutto grazie alla fitta rete di passaggi tra i giocatori e ai pericoli portati avanti alle porte di Sperlì. Bravissimo però è stato il portiere locale a neutralizzare gli attacchi, così come è stato molto bravo Bilotta ad intercettare diverse opportunità da rete degli avversari. Il risultato si è sbloccato, nonostante un ottimo inizio del Locri, all'undicesimo minuto per opera di Stefano Celia. L'attaccante del Davoli Soverato, infatti, ha sbloccato il punteggio grazie ad un bellissimo calcio di punizione rasoterra. Il Locri ha provato la reazione, tornando a rendersi pericoloso dalle parti del portiere locale, riuscendo a pareggiare a 5 minuti dal riposo grazie ad Agnishi. In contropiede, sfruttando l'unica incertezza di tutta la partita della difesa soveratese, che è stata molto efficace fino a quel momento, ha permesso allo Giango di pareggiare i conti. La partita ha continuato ad essere molto spettacolare nella ripresa. Diversi gli attacchi reciproci delle due squadre e il Davoli Soverato che si è visto in difficoltà al 47esimo circa, quando l'espulsione di Riccardo Palafati ha parzialmente complicato i piani della squadra di casa. Nonostante ciò, il quintetto locale è riuscito a ritrovare il vantaggio. A 10 minuti dalla fine, infatti, Andrea Raffaele, dopo una grandissima azione personale, riesce a riportare avanti i suoi, con un gran tiro sotto la traversa, imprendibile per il portiere ospite. Nel finale il Locri prova tutto per tutto per pareggiare i conti, attua anche lo schema del quinto uomo, ma non riesce nel suo intento. Così il risultato finale è di 2-1 in favore del Davoli Academy Blinging Soverato, che aggancia al secondo posto il Giango Locri e vede la vetta lontana soltanto una lunghezza. In testa alla classifica adesso c'è la Ludus Vecchia Miniera, formazione di Reggio Calabria, vittorioso ieri per 5-1 sulla Polisportiva Monochiese. Prossimo impegno in trasferta per i ragazzi del Davoli Soverato, attesi dall'Oxenium di Villa San Giovanni per sabato prossimo.